Noi parliamo tanto degli integralisti, ma c'è un piano per il futuro dei bambini fatto dall'ONU. L'ONU è una certa organizzazione poco simpatica, però accordo tra le polemiche, USA, paesi islamici e Vaticano contro l'educazione sessuale dei minori. Sì. Cioè, USA, paesi islamici, Vaticano contro l'educazione sessuale dei minori. Cioè, questa qua non è una notizia di inquisizione, è del 12 maggio 2002. Di conseguenza ti puoi immaginare che se arriviamo al punto che la maggiore potenza mondiale dal punto di vista dell'economia e militare si allea con i paesi islamici, si allea con il Vaticano per impedire l'educazione sessuale, cioè, rendiamoci conto che non è cosa di 50 anni fa, è cosa del 2002, di adesso. Cioè, che vuol dire che i monoteisti, tutti i monoteisti, tutti, dal primo all'ultimo, cioè, sono schierati sulla stessa linea di cercare di annientare l'esistenza delle persone. Esatto. Adesso ti puoi immaginare quanti sacerdoti sono stati ben contenti del fatto stesso che una vecchia persona di 70 anni si sconti 2 anni, 6 mesi e 12 giorni di carcere perché faceva riviste pornografiche. Certo, se faceva il pedofilo lo avrebbero protetto, l'avrebbero salvato, l'avrebbero aiutato, l'avrebbero promosso in qualsiasi maniera. Stiamo arrivando in un'epoca, cioè un'epoca, una situazione che a me mi fa male, in effetti, però mi faceva già male 5 anni fa, continuo a farmi male, nel senso che si sta costruendo questo atteggiamento di disprezzo rispetto al più debole, ma disprezzo perché il più debole non accetta di essere debole. Esatto. Cioè, non tanto disprezzo perché ti dici vabbè, sei così, perché rompe le palle. Cioè, perché si permette di presentare se stesso. Cioè, il bambino che denuncia il prete che l'ha violentato è uno che rompe le palle. Sì. Cioè, siamo veramente una roba da fuori di testa. E io so, cioè, io capisco che questo momento di transizione, come tutti i momenti della vita, in fondo sono transizione, però sono veramente allibito davanti a questo. Oh, d'altronde, così. D'altronde, sai, qualcuno che si sottrae al gregge e che contesta il pastore è sempre terrificante per i monoteisti. Cioè, di conseguenza, anche tutti i comportamenti che i monoteisti tengono in tutti quanti i campi, perché il campo, cioè, basta pensare a questo, cioè nel senso che ci viene a parlare di uno scontro di civiltà in cui si dice l'Occidente è diverso dai paesi islamici, e quando si tratta di poi di parlare di educazione sessuale abbiamo da una parte Bush che se l'è con i paesi islamici, e quando ci vengono a raccontare le palle dello scontro tra cristiani e islamici si trovano, e l'abbiamo ripetuto altre volte, le conferenze del Cairo, le conferenze di Pechino, adesso esatto, che si parla di educazione sessuale. Il fronte è unico, cioè non esiste differenza tra gli Stati Uniti protestanti, il Vaticano cattolico e i paesi islamici. Hanno lo stesso Dio, hanno lo stesso riferimento, hanno la stessa volontà, la volontà di dominio, la volontà di annientamento, la volontà di far soffrire le persone. Cristiani, ebrei, musulmani sono esattamente la stessa cosa, vivono di massacri. Che poi le catene siano catene fisiche, tipo il 700 agli schiavi, o siano catene mentali o catene emozionali, tipo del controllo della sessualità, il controllo dei bisogni delle persone, cioè sono sempre catene, e sono sempre catene materiali. Cosa vuoi dire? Sì, no, ma vale, cioè, per dare una dimostrazione di questa forma proprio di proletarismo, basta pensare che la riforma degli Stati Uniti di proporre le classi separate, perché le classi invece sono pericolose, perché dicono i ragazzi si distraggono. Allora, scusa, fra poco hanno una scolarità che fa schifo. Sì, no, ma allora, a questo punto, scusa, i ragazzi si distraggono anche se sono in classi separate. Alla fine metteranno il burka anche negli Stati Uniti. Questo, cioè, scusa, a quel punto. Cioè, perché non è detto che si distraggono solo in classe. A questo punto, se dall'altra parte hanno una classe femminile, si distraggono lo stesso. Allora gli metteremo il burka, arriveremo a queste condizioni. Cioè. Gli Stati Uniti hanno una scolarità privata, dove acquistano gli insegnanti all'estero. Cioè non hanno insegnanti loro, li acquistano, esatto, letteralmente, li pagano, per cui non producono cultura, non producono niente, e hanno una scolarità privata, cioè una scolarità pubblica, che è il livello più fatiscente che ci sia, cioè, ma in tutto il mondo penso, in tutti i paesi occidentali, dove c'è una percentuale di analfabetismo di ritorno che è altissima. Per cui non hanno neanche personale decente per far funzionare il loro sistema sociale. Non hanno neanche degli analisti per riuscire a capire un popolo, un paese o un gruppo, cioè, cosa potrebbe fare partendo dalla loro filosofia e dal loro modo di imporsi davanti alla vita. Devono ridurre tutto a schemi, a schemi fisici. Cioè siamo una cosa veramente impressionante.
Sarà l'effetto del computer, Francesco. No, non è quell'effetto, cioè nel senso che il computer è sempre una macchina usata dalle persone. Il computer è uno strumento stupido perché fa quello che tu gli dici. Perciò se uno è stupido, il computer si comporta stupidamente. Il problema è proprio questo, cioè che la cultura cristiana degli Stati Uniti è una cultura integralista. Cioè non esiste nessuna differenza tra chi è un battista, tra chi è un protestante e un talebano. Anzi, i talebani diciamo sono più tranquilli perché hanno meno potere. Cioè, nel senso che già hanno eliminato ultimamente. Sì, va bene, d'accordo, però capito, non hanno quel potere militare e quel potere economico che hanno gli Stati Uniti. Perché se tu pensi il fatto stesso che per noi ci fa ridere, quello di separare le classi perché dicono che le ragazze distraggono i ragazzi, cioè, prima reazione ci potresti ridere, ma poi dietro sai un mondo, non è una trovata, non è una battuta, perché abbiamo ricordato qualche mese fa che un ministro della giustizia ha speso $1 milione per coprire il seno a una statua della giustizia e ha detto, quando gli ha chiesto perché ha coperto il seno, perché mi turbava, cioè Renzi cioè... lui quando vede giustizia si eccita, cioè, quindi, rendetevi conto che un ministro della giustizia fa questi investimenti per ma che gli sono spesi $1 milioni per coprire il seno perché diceva che gli provocava turbamento quando entrava in quel tribunale. Ma, cioè, ma rendetevi conto a che livello di feticismo basso siamo veramente arrivati. Che fobia, che fame che aveva. Cioè, a quel punto. Quando un paese come gli Stati Uniti spendono centinaia di milioni di dollari per fare le campagne, per far arrivare le persone vergini nel matrimonio, cioè, non pensate che sia follia. È frutto di un riconoscimento nella cultura cristiana, perché la cultura cristiana è la cultura che distrugge la cultura degli altri, perché non è neanche cultura, il cristianesimo è sempre sottrazione di cultura, di informazione, di capacità, di responsabilità, di volontà, di modo di fare, perché cioè, rendetevi conto, il semplice ragionamento fa, separiamo nelle classi i ragazzi dalle ragazze, perché i ragazzi si distraggono e di conseguenza studiano meno. E le ragazze non si distraggono? No. Le ragazze no? Ma perché sono tentatrici. Ah, ecco. Cioè, è la loro natura, scusa. È la loro natura. Devi dare l'estremismo. Sì, la dice la Bibbia. C'hanno la vela. Sì, sono... Cioè, la cultura americana è la Bibbia. Ho capito. Infatti addirittura, no, con gli amici ridevamo, quando dicevano che negli Stati Uniti addirittura ci sono milioni di americani che pensano che la Bibbia sia scritta in inglese. Sì, sì, sì. Poi riflettendo se fosse vero. No, ma io mi ricordo un esperimento fatto, credo, da Re Sole, per vedere qual è la lingua originale dell'umanità. Cosa ha fatto? Ha chiuso dei ragazzini, cioè dei neonati, con delle baglie che davano solo da mangiare, eccetera, là dentro, in una stanza, per vedere qual era la lingua che sorgeva. No, naturalmente sono morti tutti. Cioè... Questo è il risultato dell'esperimento. Sì, ma d'altronde l'uomo è sempre un qualcosa di sociale, cioè che ha bisogno di interagire. Cioè non pensiamo che noi siamo fatti di collegamenti, siamo fatti di cultura, siamo collettivi. La nostra capacità di esistenza non è legata solo alla nostra dimensione biologica, ma è legata alla nostra capacità biologica di entrare in contatto con gli altri. Certamente quando noi andiamo a creare una situazione in cui diciamo tu non studi, Perché le bambine ti distraggono? Cioè, rendetevi conto anche della qualità del messaggio che inviamo. Cioè, rendetevi conto che diciamo tu saresti bravo se non ci fosse il tentatore. Esatto. Cioè, la cultura cristiana veramente agisce a livelli così bassi, proprio perché vuole annientare l'esistenza, vuole annientare tutto, vuole cancellare tutto. Cioè, non si pone più il problema di dire creiamo un ambiente, creiamo degli insegnanti capaci, diamo degli stimoli, offriamo qualcosa. No, si pone sempre un qualcosa di esterno che ti controlla, che ti distrae. Torniamo al concetto base del cristianesimo, del serpente tentatore. Cioè, d'altronde, quando noi impostiamo una qualità religiosa così bassa, quali ne saranno le conseguenze? Saranno sempre quelle. Cioè, andremo sempre a ricadere in un meccanismo veramente stupido. E se noi accettiamo questo, distruggeremo la nostra cultura. Cioè, fate ben presente qual è già la nostra capacità di vivere e ci dobbiamo scontrare sempre con dei riferimenti culturali veramente piccoli, veramente miseri, veramente squallidi. E di conseguenza, se noi lasciamo che questi continuino ad andare avanti, pensate che il nostro futuro sarà migliore, ma questo non dipenderà perché gli altri capiranno. Il futuro cambierà se ognuno comincerà ad agire per cambiare il futuro e per cambiare soprattutto il presente. Cioè, non potete pensare
che arrivi il salvatore che vi salvi da questi salvatori. No, cioè, non arriva. Noi non abbiamo il salvatore, abbiamo noi che siamo capaci di essere degli eroi, che siamo capaci di agire, che siamo capaci di intervenire, che siamo capaci di ribellarci, che siamo capaci di osservare le cose, che siamo capaci di chiamare le cose con un nome ben preciso. E logicamente dobbiamo anche riconoscere che noi dobbiamo prendere i crocifissi non solo dai muri e gettarli, ma dobbiamo anche rimuoverli dalla coscienza della gente, dobbiamo rimuoverli anche da noi stessi. Quando noi fin da 5 anni fa venivamo qua a dirvi se c'è lo spaccio dell'eroina e la gente che si droga è perché ci sono gli oratori, se c'è la disperazione sociale è perché ci sono gli oratori, se c'è la gente che non sa costruire il loro futuro e fa dei lavori emarginati e fa delle azioni che vi possono disturbare, è perché ci sono gli oratori. Se qui nel Veneto siamo in una situazione in cui la gente non sa più come affrontare il domani, ma non perché non ha soldi, perché non ha cultura, è perché ci sono gli oratori. E finché ci saranno parrocchie e oratori, ci sarà sempre la distruzione del sistema sociale. E allora quando vi arriveranno gli immigrati, quando vi arriveranno gli zingari, direte: ma perché appoggiano i meti in galera? Ma sarete voi che non siete incapaci di affrontare le situazioni nuove che avvengono, cioè non siete capaci di adattarvi a ciò, alle trasformazioni sociali o anche ai diversi progetti della vita. E questo sarà perché avete mandato i vostri figli in oratorio. Per cui direte: sì, che vuole la galera, bisogna distruggere, bisogna fare, bisogna metterli tutti in galera, però voi non avete gli strumenti per affrontare il nuovo, il diverso e le situazioni nuove che avvengono. E questo grazie agli oratori, grazie al macellaio Sodoma e Gomorra, grazie al pazzo di Nazareth, grazie al pederasta di Nazareth, che adesso arriviamo, vero Francesco? Sì. Ci arriviamo adesso. Sì, ma difatti questo dimostra anche chiaramente che il cristianesimo e tutti i monoteismi, e soprattutto quella figura squallida, criminale, e che gli aggettivi si potrebbero veramente sprecare, di Gesù Cristo, ha fatto un danno enorme all'umanità. Ma il danno più enorme è quando noi gli riconosciamo un qualche valenza positiva. Esatto. Cioè, quello commettiamo veramente un errore, perché pensate che un semplice principio, per quanto possa sembrare insignificante, del monoteismo, del cristianesimo, o di pensare che Gesù Cristo abbia sparato qualche buona cazzata, quando non è mai ha solo sparato pessime cazzate, rappresenta veramente un pericolo per la società, rappresenta veramente un pericolo per voi stessi, perché significa l'annientamento delle persone. Ne abbiamo un esempio sulle polemiche che sono ad esempio per le famiglie, cioè nel senso che noi diciamo sempre che i legami fra le persone si vanno in base ai sentimenti, si fanno in base alle capacità delle persone di creare delle relazioni stabili, di creare un sistema affettivo. Noi diciamo che è fondamentale per la nostra esistenza, cioè nel senso che i nostri rapporti di tipo sentimentale o di tipo affettivo sono rapporti che intercorrono tra le persone. Dall'altra parte abbiamo politici che pensano, spinti dai cattolici e dai cristiani, che soltanto le coppie sposate legalmente, soprattutto meglio se in chiesa, hanno diritto ai contributi. Delle persone che sono capaci di creare delle coppie di fatto, o delle situazioni di fatto, o delle relazioni, non hanno diritti. Cioè, allora, mettiamo nel nostro riferimento chi? Un Dio che consacra le unioni, o la capacità delle persone di creare delle unioni, di creare dei sentimenti? Ma in effetti la guerra per l'applicazione della Costituzione, e sono 50 anni che è in corso, perché in effetti la nostra Costituzione dice che parla della famiglia, ma non parla della famiglia di un certo tipo, parla semplicemente di l'unione di due persone che vivono assieme. Questa è la famiglia costituzionalmente definita. Che dopo lo Stato metta delle regole per fare, quello è un altro discorso, sì, però sono le due persone. A queste due persone che si mettono insieme si sovrappone la Chiesa Cattolica, cioè la necessità della Chiesa Cattolica di controllare le persone, no? Per cui dice: soltanto quelli che io riesco a controllare sono famiglia, tutto il resto sono nessuno. Peccato che la nostra Costituzione parli di individui, e parla sempre di individui, anche se il termine famiglia intende individui insieme, non intende qualcosa di diverso, di separato dall'individuo, assolutamente. Cioè, sì, no, ma io vale la pena di ricordarlo. Per il diritto romano, che io mi ricordi, esistono quattro tipi diversi di matrimonio. Cioè, rendetevi conto che per noi, per la nostra legislazione, esiste soltanto una forma di matrimonio, che è il sancito del matrimonio in chiesa. Benissimo, per i romani,
finché non è arrivato il cristianesimo, esistevano quattro tipi diversi di matrimonio. E una delle forme di matrimonio era che i due sposi manifestassero la volontà di essere sposati. Cioè, rendetevi conto che questo, per noi stiamo ancora facendo le guerre di religione sul discorso che le coppie devono essere sposate legalmente. Per lo Stato romano, che era un impero, bastava che due cittadini manifestassero la volontà di vivere in coppia, di creare una famiglia, e lo Stato romano non aveva nessun problema nel riconoscere questo come una famiglia. Ma, questo, ma perché c'era questa differenza? Perché alle spalle c'era tutto un mondo di intendere di tipo religioso ben diverso. Perché gli antichi romani non avevano un Gesù Cristo, non avevano un Dio, avevano la capacità di dire: noi siamo una società che è basata sul cittadino, e di conseguenza le nostre divinità non ci chiedono sacrifici, perché anche noi siamo dei divini. E cosa c'è di più di divino di manifestare la volontà di due persone che vogliono stare assieme? A questo punto, se il cittadino è un Dio, come tutti siamo degli dei, perché ci deve essere un altro Dio che consacra? A meno che noi non vogliamo creare un legame, perché a noi piace così. E di conseguenza esistevano anche matrimoni di un certo tipo, di una certa dimensione religiosa, ma era sempre la scelta del cittadino, che era un Dio, che andava a fondersi con un'altra divinità. Tutto perché non esisteva il cristianesimo e non esisteva Gesù Cristo alle spalle. In 5 anni e mezzo siamo riusciti soltanto ad accennare a quello che è il paganesimo politeista. Fra 20 anni, Francesco, forse avremo cominciato a toccare tutti i temi. Sì, no, ma cioè, tu pensa che, ad esempio, cioè, noi per dare una dimensione religiosa ci sarebbe sufficiente prendere in mano un dizionario di diritto romano e di leggerlo, di commentarlo, e ci renderemo conto che quelle che abbiamo considerato delle società meno avanzate, il loro riferimento non era il Dio o deformare l'esistenza, ma era quello che si rendevano conto che i cittadini erano degli dèi e di conseguenza avevano la loro volontà e avevano la loro possibilità di manifestare la loro volontà. Dopo arrivano i cristiani e cominciano a saccheggiare il mondo. Sì, ma cosa può fare il Dio dei cristiani? Cosa può fare tutti del monoteismo? Può solo annientare, può solo cancellare, può solo cancellare l'esistenza. Allora, la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, la pedofilia a noi non ce ne frega assolutamente niente. Allarme la CEI, perché in allarme? Perché ha pochi preti, ha poca gente da far stuprare bambini. Allarme pedofili alla Conferenza Episcopale Italiana, allarme nel senso che la gerarchia ecclesiastica è terrorizzata all'idea che si apra in Italia una discussione sulle molestie sessuali perpetrate da esponenti del clero ai danni di minori. Invece di prendere spunto dalle vicende americane per indagare lucidamente su ciò che avviene o è avvenuto nelle strutture ecclesiastiche, la CEI ha scelto di chiudersi a riccio e di negare l'esistenza del problema. A questo punto ci si chiede: dove stanno i magistrati e dove sta la Polizia di Stato? Cioè, qui si tratta di stupro continuato e perpetrato nei confronti dei ragazzini. Nulla di cui curarsi. I dati a disposizione degli psicoterapeuti in Italia sembrano smentire le certezze dei vertici ecclesiastici. Nel segreto della confessione terapeutica emergono sistematicamente tantissimi casi di molestie, a volte lievi e a volte meno, di cui sono state vittime minori inseriti in strutture ecclesiastiche. Proprio in questi giorni lo psichiatra Paolo Crepet porta l'attenzione del pubblico sulla sua rubrica curata da un settimanale la vicenda di una professoressa di liceo che ha scoperto l'inquietante esperienza di una sua allieva. Il suo prete dell'oratorio tenta di usarle violenza e, siccome non riesce a penetrarla, si spoglia e la costringe a guardare mentre si masturba addosso. Ciò che è successo alla ragazza, che ha taciuto traumatizzata, sarebbe accaduto anche ad altre 3 studentesse. La professoressa ha informato il preside e il vescovo, ma aggiunge: invano. Pertanto, alla CEI non gliene frega niente che i ragazzini vengano stuprati, anzi gli dà fastidio che gli stuprati chiedano giustizia. E a questo punto ci si chiede: dove si nascondono i magistrati? Vero Candiani? Dove cazzo ti nascondi? Dalla Costa? Mastelloni? Dove cazzo ti nascondi?
Calogero? Dove cazzo ti nascondi? Li chiamiamo per nome, facciamo pure la lista. Ugolini? Dove cazzo ti nascondi? Che cazzo stai a fare tu a pigliarti il stipendio? Dopo domani vengono a dirmi, vabbè, cavoli loro. Cioè, dove stanno i magistrati? E dove sta la Polizia di Stato davanti a queste cose? Se queste cose vengono scritte su un giornale, non sono più segrete. Non è che uno possa dire no, non esistono, io non ne so niente. E davanti a una notizia così vasta di informazioni, è tuo dovere impostare delle indagini, chiedere delle informative. Sì, ma d'altronde sai, già la dichiarazione del Cardinale. Fate un po' voi. Già la dichiarazione del Cardinale Tonini era avanza chiara, cioè diceva appunto che se i cattolici non si fossero dati da fare, sicuramente lo scandalo pedofili avrebbe sconvolto anche l'Italia, di conseguenza era bene che lo. Sì, ma noi sappiamo perfettamente, ma non perché sappiamo perché abbiamo le notizie di polizia, sappiamo perfettamente che la pratica sistematica dei cattolici, di orfanotrofi, in tutti gli istituti religiosi è stata lo stupro sistematico di ragazzini. Ora, noi dal punto di vista religioso non è che ci interessa fare le indagini di polizia, perché queste appartengono ai magistrati e appartengono ai poliziotti. Noi sappiamo che ogni cattolico ha costretto bambini in ginocchio a pregare, e l'atto di costringere bambini in ginocchio a pregare è un atto di stupro nei confronti del bambino rispetto al suo futuro, rispetto alla costruzione di se stesso. Per cui per noi come organizzazione religiosa, cioè come insieme religioso, chiamiamolo così perché organizzazione è una roba che non esiste, come insieme religioso ci interessano gli impatti sociali della faccenda. Però ormai la quantità di dati che si sta accumulando è talmente grossa e talmente enorme che pensare che i magistrati non si occupano, non si muovono, io so benissimo che come i magistrati si muovono su queste cose si beccano una quantità enorme di critiche, lo so perfettamente, e so perfettamente che un magistrato gli va solo de campà e non gli va insomma di affrontare il mondo, cioè mica un guerriero che affronta la vita, non è mica uno che deve per forza far applicare la Costituzione, deve per forza far applicare le leggi dello Stato, dà anche fastidio in fondo a sti cazzo dei ragazzini, ma che cazzo vogliono? Cioè, so benissimo che dà fastidio a ste robe, però sta di fatto che le cose stanno così, queste sono le cose, e questa è la situazione gravissima nella quale ci stiamo muovendo. Perché se la gente va a comprare eroina a fianco della strada è perché i cattolici l'hanno messi in ginocchio. E il dibattito a livello nazionale non è ancora partito. So benissimo che i cattolici hanno soldi, so benissimo che si comprano i magistrati, so benissimo che si comprano i poliziotti, so benissimo che quello che faceva il direttore delle ore va in galera perché piange. So benissimo tutte queste cose. Magistrati, lo sappiamo benissimo. Come, sia come siete fatti e sia che cazzo fate, è che non ve ne fotte un cazzo di niente, lo sappiamo che i bambini vengono pure stuprati, ma voi che cazzo ve ne frega in fondo, voi siete solo magistrati, no? Dato come sai, lo stupro da parte dello sacerdote è sempre opera missionaria, perché cioè, è sempre funzionale alla dimensione religiosa del cristianesimo, insomma, perché questo qua è chiaro, perché basta pensare che il famoso caso di dei tanti centinaia di preti pedofili degli Stati Uniti, quando questo prete pedofilo se ne andò in pensione, fu ringraziato pubblicamente perché aveva svolto la sua attività missionaria, cioè l'attività sacerdotale. È un discorso di libertà religiosa. Ricordiamo sempre che i magistrati francesi, ai giudici francesi, i vescovi hanno risposto che se i giudici indagavano sui documenti della curia sui preti pedofili veniva violata la loro libertà religiosa. Sì, la loro libertà di stuprare bambini, certo. Per loro la loro libertà religiosa era quello che nessuno gli rompesse le scatole nelle indagini in cui si documentava che tutta la struttura della Chiesa Cattolica ha sempre coperto, ha sempre sostenuto questo. Ma ricordiamoci una cosa, che nessuno a parte noi si è mai chiesto perché esiste una percentuale così alta di preti pedofili, perché delle cifre che sono veramente esorbitanti di persone che sono pedofili all'interno dei sacerdoti siano così presenti, perché tutti quanti sono sempre ad imitazione, a ripetizione, a testimonianza di quello che Gesù Cristo vuole, quello che Gesù Cristo desidera e di quello che Gesù Cristo vuole realizzare. Di conseguenza pensate sempre che un prete pedofilo è una delle massime espressioni dell'imitazione di Cristo. Perciò se voi volete verificare il discorso della capacità di un sacerdote, se un sacerdote è pedofilo è il più vicino, è il più simile, è il più
il più devoto al cuore di Cristo, diciamolo così, insomma, chiaramente. Proprio perché il cristianesimo ha sempre, come tutti i monoteismi, ha sempre questa volontà di dominio e di distruzione delle persone. Va bene, Francesco, cosa dici? Diamo un po' di telefonate? Sì. Sì, ecco, voglio anche ricordare. Beh, no, vai tranquillo, vai. No, tranquillo, beh, presto, il numero presto. Telefonico è 049 700 838, e chi vuole fare delle domande, appunto, può intervenire e può chiedere. Ecco, una cosa appunto che si denota subito anche dei comportamenti che hanno. Pronto? Le varie persone che sono qui. Ciao Gian Paolo. Ciao. Ciao. Ciao Francesco, ciao ciao. Per me la meraviglia è che, conoscendo già la natura di uno che non si sposa, e adesso la prendo larga perché non voglio andare direttamente al nocciolo, e voi mi avete già capito, penso al volo, c'è già uno, mille milioni di persone al mondo che non si sposano e cercano un'altra via, io non li voglio impiccare. Però che tu me li porti come esempio di natura non mi va bene. Io li lascio, e lì liberissimi di scegliere. Però che tu me li porti come esempio non mi calza questo. Perché il dire io sposo la Madonna, io sposo l'altro, lì barbuto, tu mi dai indice di anomalia in natura. Non so se rendo l'idea, sì. Ma io abbraccio, ma abbracci che cosa? Allora abbraccialo per conto tuo, ma se tu metti su una congregazione un'insegna, è già una cosa che a me, a livello di Stato, non va. Parliamoci chiaro. Perché se tu lasci la massima libertà alle persone di farsi un proprio intimo, di farsi una propria interiorità, mi sta bene. Ma quando tu metti delle insegne e avvii dei bambini e stupri, come tu dici, perché il termine esatto è questo, stuprare proprio la mente dell'essere, questo non mi va più veramente. Per cui io direi che quando uno fa una certa strada, e a questo qua che sai che ha scelto una strada anomala, mi permetto di dire solo questa anomala, che non è per la maggioranza, facciamo le percentuali e vediamo che sono persone anomale, tu affidi addirittura i tuoi figli, e questa veramente è grossa, nonostante quello che sta venendo fuori adesso a proposito di queste persone, se così si possono chiamare, ancora ti affidi a queste persone dando così simpaticamente i tuoi figli. Ma vi rendete conto, cari genitori, di che cosa andate incontro? Perché io sono stato nel mondo dell'insegnamento e ho visto che le occasioni sono miliardi per deviare. E le devianze qui invece sono diventate legali, ma non da adesso, da 2000 anni a questa parte, senza contare quello che succede nelle altre religioni. Perché stranamente, come dicevi tu Francesco prima, e questo è un pensiero che avvaloro e che ho dato il via da tempo, stranamente c'è il musulmano, c'è l'ebreo, c'è il cattolico, il cristiano, il protestante, eccetera, che appartengono stranamente a questi popoli che stanno facendo la guerra fra di loro. È un caso questo qui? No. O è un'anomalia? Perché veramente io dico, ma l'uomo è nato proprio sfigato così, che ha dovuto per forza scegliere il Dio? Perché non può scegliersi un albero, abbracciarlo e baciare l'albero che gli dà tutto il frutto, gli dà il legno, gli dà l'ossigeno, gli dà tutto? No, si rivolge a dei mentecatti e dico che siano i mentecatti, più che altro sono casi patologici, perché entriamo in patologia. Se noi parliamo di scienze e andiamo a interpellare uno psichiatra sincero, però che sia sincero, avulso da quello che è l'ufficialità di
psichiatra, ma lo prendi da una parte e li parli a livello scientifico, ma dimmi sinceramente, queste persone come le calcoli? Addirittura i psichiatri neanche le considerano, cioè ci sono dei psicanalisti che non vogliono neanche averci a che fare. Anche perché sono indefinibili, cioè non so se rendo l'idea, sono indefinibili. Siamo a livello cosmologico dove annaspi e tenti, fai degli esperimenti, qua bisognerebbe proprio fare degli esperimenti, io sono fuori di testa, sto andando fuori di testa, stanno succedendo delle cose tremende per i bambini, parliamo di bambini, quindi di materia prima che è necessaria, viene rovinata a gente a loro volta rovinata, perché non è il prete, ma è la religione di quel tipo. Certo. Perché loro a loro volta sono vittime incoscienti, più o meno coscienti di quello che stanno facendo, insomma, perché alla base ci sono determinate teorie, teologie famose, rivelate. Mi taccio perché è meglio, perché sono fuori di te. Ciao. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. No, ma se vogliamo una testimonianza di questa realtà che c'è. Pronto? Ciao. Allora, pronto? Vogliamo dare una dimostrazione di quanto può arrivare il livello proprio veramente misero del cristianesimo. Allora, esiste appunto ultimamente un tentativo da parte di qualcuno di riformare la Bibbia per renderla più presentabile. Un politico italiano, che poi potrò anche dire il nome, dice questo, fa... E io dichiaro qui, da laico cristiano e come laico cristiano, membro della Chiesa Cattolica, di non essere assolutamente d'accordo con questo mutamento dell'appellativo, dell'invocazione da Dio degli eserciti a Dio dell'universo. E poi dice questo politico, fa, non la vita, ma la verità, infatti, è il più alto valore cristiano. Non la vita, la verità. Pronto? E io vorrei appunto chiedere che cos'è la verità, cioè nel senso... Questa è la verità del cristianesimo. Ecco la verità del cristianesimo. L'avete avuto una dimostrazione? Cioè proprio... Vedete, questo è il livello morale di un cristiano. Pronto? Ciao. E volevo solo così parlare un momento di un pensiero che ho fatto leggendo il libro sull'Inquisizione, persecuzioni, eccetera, ideologie. La Chiesa si giustifica col fatto che lei ha dovuto adottare questi sistemi che sono, insomma, che hanno procurato delitti e assassini all'umanità. Il Papa ha definito che la Chiesa chiede scusa per crimini No. Non l'ha mai detto questo, eh? Non l'ha mai detto. Cosa ha detto? No, non l'ha mai detto. Ha fatto finta. Ecco, sì, beh. Comunque dai, la Chiesa sappiamo che adesso cerca almeno di chiedere scusa per Non è vero, Marco. Dai. Cioè, diciamo che cerca di pararsi il culo con un po' di propaganda. Vabbè, ma anche se dicesse scusa la mattina e la sera, quelli che ha bruciato una volta non tornano più vivi, no? No, ma neanche i principi per cui li ha bruciati non li rimuove. Ma io volevo dire un'altra cosa, la riflessione che ho fatto è questo: ma se Gesù Cristo, supponiamo sia tutto vero, andiamo col ragionamento del cattolico, anzi mi rivolgerei proprio a loro, ai cristiani. Se Gesù Cristo era Dio e ha fondato questa religione... No, non era Dio, non ha fondato niente, perché non è mai esistito. No, parliamo come ragionano i cristiani, per un momento... Ma i cristiani non ragionano, i cristiani sono acefali. Ecco, ma di conseguenza... Cioè, Marco, hai trovato Francesco che oggi è fuori di testa. È fuori di testa. Comunque, andiamo su un ragionamento, perché se vogliamo smontare un po' quelle che sono le loro convinzioni, bisogna partire... Ma non le puoi smontare, perché non è possibile smontare sempre. Non sono mai state montate. No, è possibile. No, non è possibile. Guarda, comunque dai, tu fai il tuo discorso. Faccio il mio discorso. Allora dico, se Gesù, che era Dio, e ha voluto a tutti i costi fondare e dare questo, come si può dire, questo carico, questa responsabilità di affidare la Chiesa degli uomini da Pietro in poi, no, tu avrai le chiavi, ma Gesù, essendo Dio, sapeva che la Chiesa avrebbe adottato sistemi così assassini, io dico illegali, per mantenersi in come si può dire, per mantenersi sopra e anche a tutti i Marco, costi. Ma se lo ha ordinato lui di usare quei sistemi? Vabbè, comunque voglio dire, Gesù lo sapeva che a un certo punto la Chiesa per difendersi avrebbe adottato sistemi che sono non contro la morale, ma sono contro tutto, no? Allora, in un certo senso, non è responsabile anche lui di questo. Voglio dire, ragiono con la mentalità del cristiano. So che per voi queste sono bestemmie, ma io mi pongo questa domanda. Sono bestemmie.
se la Chiesa difende e ha difeso se stessa, la verità e la parola, con quei sistemi e con la spada, questo fondatore che sapeva tutto, perché loro dicono che era Dio, quindi non poteva non sapere a cosa... Ma voleva questo, desiderava questo, imponeva questo, era la sua richiesta. Ma te l'abbiamo dimostrato, sì, che i Vangeli ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, capisci? Per cui il discorso della propaganda, il discorso della propaganda cattolica è soltanto di facciata. In realtà è Gesù di Nazareth ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, cioè questa è la drammaticità della cosa, cioè che le persone non riescono a superare quella che è la forma e l'apparenza e non riescono a cogliere l'essenza delle cose, cioè quando il Dio dei cristiani ti dice tu non devi cogliere dall'albero della vita eterna, cioè non devi diventare come me, un Dio come me, e chiaramente ti stai fregando, capito? E se il cristiano non riesce a superare quella che è l'apparenza per cogliere l'essenza delle cose, è chiaro che vive le contraddizioni della vita, Marco. Sì, ma Claudio, sai perché io voglio implicare dentro tutta questa faccenda anche i loro fondatori in un certo senso? Perché oggi ci sono menti anche un po', io dico vacate, che tentano di fare delle apologie, proprio delle difese addirittura dei trattati della Chiesa. Ma guarda che ci sono giustificarli questi. Ma guarda che ci sono anche in internet delle cose che fanno spavento. Ecco, io ho visto un sito dove addirittura diceva che Plotino era un buffone perché le idee cristiane che... Lui diceva che Plotino usava le idee cristiane, che non ha capito un cazzo di filosofia chiaramente, erano da 200 anni in circuito. Però figurati che gli dice una cosa del genere, chi studia filosofia, che conosce lo stoicismo, i travasi delle idee, le trasformazioni delle idee, Socrate, il passaggio al platonismo, il passaggio al neoplatonismo, gli viene a dire una cosa del genere, come minimo ti sputano in faccia. E Claudio, ma lo sai cosa è scritto lì nel libro? È un piccolo passaggio, poi ti dico. Ad un inquisitore che mandava a rogo e uccideva le persone, gli eretici, eccetera, no? E uno che era un po' meno sanguinario e meno crudele, insomma, di questo inquisitore, gli ha fatto notare che nel Vangelo, che secondo lui era quello che doveva ispirare tutto l'atteggiamento della Chiesa, anche verso coloro che non la pensavano, verso gli eretici, verso gli atei, eccetera, che c'era un passo dove diceva che il loro maestro dice che bisogna lasciar crescere insieme al grano anche la zizzania, perché poi alla fine del mondo ci sarà il creatore, il padrone del mondo, che farà lui la cernita, dividerà lui il grano dalla zizzania. All'olio. E allora gli diceva, come spiegate allora voi inquisitori questi massacri che uccidete popolazioni intere, insomma paesi interi, città intere, le bruciavano, uccidevano donne e bambini? Sai cosa ha risposto l'inquisitore? Sì. Ha detto che al tempo di Gesù poteva anche essere valida era valido uno scritto del genere, poteva anche essere accettato, perché allora era più mescolato la zizzania col grano. Adesso invece, ha detto, noi inquisitori la conosciamo bene la zizzania, la distinguiamo molto bene dal grano, quindi estirparla e dare una mano a Dio. Mi è venuto da ridere, ma qua è veramente da impressionarvi. Beh, va, vi saluto. Sì, ma un errore fondamentale è di pensare che Gesù Cristo non sia criminale. Questo è l'errore fondamentale che le persone possono commettere. Gesù Cristo è un criminale. Stavo sentendo la televisione. Sì. Sì, parla pure. Sì, in diretta. Ho sentito questa signora che ha accennato all'Inquisizione come uno dei tanti cavalli di battaglia, anzi dei somari di battaglia di questi eruditi. Ma io mi faccio una domanda. Le permetto, sono solo uno studioso. Quindi non professo idee cristiane, cattoliche, maometane, né niente, studio solamente e cerco di studiare non i testi che mi danno all'elementare o alle medie, ma vado in profondità a cercare ovviamente quello che esiste come documentazione storica autentica. Io mi sono trovato due cosette che sono le più recenti, Giordano Bruno e Galileo Galilei. Molto molto sinteticamente, su Giordano Bruno, uno scrittore, certo Camilleri, forse conoscerete, sì, almeno di nome,
scrive: Giordano Bruno aveva un'accusa di tentato omicidio. La religione che predicava era magico-egizia, un guazzabuglio di orribili bestemmie su Cristo, gli apostoli e la Madonna. Arrestato e consegnato a Roma, per 8 anni lo si scongiurò di rientrare nell'ovile. Il suo processo, reso interminabile dalle sue abiure e contrabiure, era inevitabile. Mi fermo qui. Un bel esempio, stante l'epoca. Galileo Galilei non fece un solo minuto di carcere. Un processo istruito contro di lui, con l'amicizia del cardinale Bellarmino, che lo ospitò poi a casa sua, gli inflisse la recita di 3 Paternoster e 3 Ave Marie, che addirittura lui non recitò, ma le fece recitare a una delle due figlie che aveva costretto a fare suore. L'accusa della Chiesa fu solo quella che Galileo dette dei fessi a tutti quanti, perché pretendeva assolutamente che si credesse a una cosa sulla quale aveva certo ragione, ma non poteva dimostrarla. E gli si disse semplicemente: pensaci, ragioniamo. Qual è stata la condanna a Galilei? Mi fermo qua. Quali sono i crimini naturalmente riportati completamente? Beh, se tu vai a leggerti gli atti del processo Galileo, c'è scritto che dopo e non siamo nel regime islamico, altrimenti non parlereste neanche per radio. Vabbè, siamo qui perché milioni di persone sono state bruciate, perché quello che tu hai affermato è di uno squallore infame, veramente infame. E adesso comunque parliamo. Ciao. Assolutamente. Allora, innanzitutto quello che è stato detto di Galileo è una porcata, perché Galileo è stato condannato alla galera, ed è stato condannato alla galera, non in galera, ma in villa, e gli è stato proibito l'insegnamento meno che a 2 sole persone. E se Galileo ha abiurato, era perché Galileo era terrorizzato a quello che era successo a Giordano Bruno. Pertanto, volere effettivamente riaffermare come ha fatto questo signore, secondo me se ne deve come minimo vergognare. La seconda cosa, per quanto riguarda a Galileo, quello che Giordano Bruno professava sono affari di Giordano Bruno. Esatto. Tu non trasformi la gente in bestiame e la costringi al credo e a ritornare nell'ovile. Quella porcata infame assassina che hanno fatto i cristiani è una porcata infame assassina, ed è solo una porcata infame assassina anche volerlo giustificare. Le persone non sono oggetti di proprietà di un Dio che te le disittite e rientri nell'ovile se non mi te condanno. Ma siamo matti! Andiamo a giustificare questo! E grazie signore, lei dal punto di vista morale è sporco! Certo. Perché le persone non sono oggetti di possesso e neanche oggetti di tortura. Per cui quello che lei ha fatto, dal mio punto di vista, se ne deve vergognare. Ma veramente vergognare! Perché quello che lei ha detto è esattamente la stessa cosa con cui i preti giustificano lo stupro dei bambini, sistematico e continuato. E se ne deve vergognare, perché lei non è uno studioso, lei è soltanto uno che giustifica il terrore e l'orrore del cristianesimo. Questo lei ha fatto. E io l'ho lasciata parlare proprio per dimostrare in quanto basso e quanta vigliaccheria è ciò che lei esprime. E a parte che l'unica roba che ha fatto questo l'autore è quello di leggersi il libro di Camilleri sull'Inquisizione e citarla come un pappagallo. Pronto. Però voglio ricordare che se tu leggi gli atti di Galileo del processo, dice severo interrogatorio. Severo interrogatorio si intendeva tortura, di conseguenza non vedo perché una persona deve essere torturata per delle affermazioni che non impone. Un attimo, sì, sì, vai pure. Ultima telefonata. Scusa, ma per questo. Sì, sì, no. Rispetto lo studio delle persone, perché comunque lo studio dovrebbe portare comunque a un certo tipo di evoluzione. Invito con umiltà il signore di prima a andarsi a leggere anche qualcosa di diverso da Camilleri, e forse avrà la sorpresa di trovare che quel idiota sistema di esprimersi e tramutare le torture di 8 anni in invito a cambiare idea
penso che, e mi auguro che perlomeno abbia la facoltà di mettersi in discussione. Non pretendo che nessuno cambi la propria idea. Esigo però che quando parlo con un interlocutore abbia la facoltà di mettere sul tavolo se stesso e quello che sa. E quindi è per questo che lo invito a trovare degli altri testi, eventualmente che si vanno a dare, ma anche di filosofia spicciola, senza andare in secca ad essere dei grandi studiosi, in cui la storia di Giordano Bruno, quell'invito a cambiare, quell'invito a cambiare idea si tramuta in 8 anni di tortura. Tutto qua, basta questo, grazie. Penso che sia più che sufficiente. Okay. Io alla fine perché l'hanno anche bruciato. Niente, devo chiudere qui la trasmissione perché chiaramente è tardi, vi do appuntamento per le ore 19, alle ore 19 continueremo la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. E ciao su internet trovate tutto quanto, ciao a tutti. Ciao.